Salve a tutti, nel mio ultimo articolo sul mio sito personale ho esposto così brevemente quelle che possono essere le alternative alla somministrazione di testosterone e ai tipi di testosterone, senza approfondire in argomenti tecnici e che magari possiamo sviluppare anche in base alle vostre richieste o necessità. L'argomento che ho affrontato in questo piccolo articolo è come possiamo sostituire la terapia iniettiva. Sappiamo che talvolta l'uomo, specialmente in un'età un po' più avanzata, ha necessità di integrare e quindi di fare una terapia sostitutiva di testosterone. I livelli di testosterone sono fondamentali per un benessere psicofisico, per il desiderio, per la libido, per la funzione erettile. Sappiamo quanto sia importante e sappiamo purtroppo come tenda piano piano a scendere con l'avanzare dell'età, così come anche il DEA, un ormone precursore. Chiaramente bisogna fare delle terapie sostitutive, chiaramente con dei percorsi ben stabiliti, non così in maniera immediata, ma andiamo sul focus di questo piccolo video. La terapia proposta spesso è una terapia iniettiva, ma in questo caso bisogna avere chi ci fa le iniezioni, bisogna avere anche la predisposizione a farsi fare le iniezioni e non sempre il dosaggio è facilmente individuabile nella sua risposta, perché l'iniezione chiaramente poi ha un'emivita molto lunga, di circa 3 settimane. La terapia orale esiste, ma richiede tantissime compresse anche con dei costi importanti e non dimentichiamo che tutti questi ormoni sono 17 alfa alchilati e vengono metabolizzati totalmente dal fegato, quindi a lungo andare possono dare una epatotossicità. Oggigiorno esiste una formulazione interessante, un gel che si sparma sulla pelle tutti i giorni dove c'è un assorbimento migliore, quindi dove c'è una migliore rappresentazione di peli. Permette, diciamo, quindi un recupero graduale e un po' più anche dosabile dei livelli di testosterone. Sono delle formulazioni che permettono un assorbimento transdermico e il raggiungimento lento ma efficace dei valori richiesti. Un po' l'obiettivo del mio articolo era quello di parlare brevemente, approfondiremo in seguito, degli ormoni bioidentici, ossia degli ormoni creati in laboratorio ma partendo da sostanze vegetali. Quindi non ormoni sintetici, con sicuramente meno effetti collaterali, meno potenza di fuoco, ma comunque un'ottima azione. Per potenza di fuoco io intendo il danno che può creare un'arma eccessiva. L'ormone sintetico chiaramente tende ad amplificare la sua funzione anche per entrare nel mercato farmacologico, mentre invece l'ormone bioidentico ha la dignità di un ormone a tutti gli effetti, la molecola è la stessa, quindi agisce sui recettori dell'ormone a cui corrisponde, dando i benefici, ma spesso cosa ha di bello? La possibilità di essere dosato e di essere proprio adeguato alla persona, è una terapia sartoriale, si dice, quindi con meno effetti collaterali e anche non nascondo la facile soluzione. Oggigiorno gli ormoni bioidentici esistono in varie formulazioni, ma ad esempio, una molto interessante è l'assorbimento sublinguale, una banalissima compressa che viene messa sotto la lingua, assorbita quotidianamente ai dosaggi a noi utili e permette quindi di creare, di dare la possibilità di una terapia sostitutiva, non invasiva, facilmente gestibile, di costi assolutamente contenuti. Sicuramente ci sarà modo di fare altri video e altri articoli approfondendo magari alcuni dettagli di questa terapia. Alternativa, ma non per questo meno efficace, anzi, forse più facilmente gestibile e più efficace della classica terapia ormonale. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.